In questo appuntamento parleremo delle criticità della cannabis terapeutica. Esiste indubbiamente una difficoltà da parte dell'industria farmaceutica a sintetizzare un farmaco che abbia tutti i requisiti che possiede la cannabis terapeutica. Essa infatti è un fitocomplesso, quindi un insieme di molti principi attivi, ognuno dei quali ha la sua attività farmacologica. Chiederemo adesso al dottor Bertolotto quali sono i principi attivi contenuti nella pianta e soprattutto quali effetti hanno sul nostro organismo, come agiscono. Sì, beh, i principi attivi, diciamo, abbiamo due categorie, i cannabinoidi e i terpeni, i terpenoidi. I cannabinoidi, che sono i più conosciuti, è il tetraidrocannabinolo, THC, e il cannabidiolo, CBD, che sono quelli che noi oggi andiamo ad analizzare, a testare, a vedere le quantità, le concentrazioni che ci sono nei preparati che facciamo. E poi i terpeni, che sono il limonene, il pinene, il betacarofilene, che sono principi volatili, che sono quelli che danno il profumo alla cannabis e comunque danno il profumo in generale alle piante. Questi sono i principi attivi essenziali che agiscono sul nostro organismo. Soprattutto i cannabinoidi agiscono su quello che chiamiamo il sistema endocannabinoide. Cioè, in modo molto semplice possiamo dire che anche il nostro organismo produce dei componenti che sono simili a quelli che produce la cannabis. In qualche modo produciamo cannabis, mettiamola così, per essere molto semplici. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo un sistema nel nostro organismo che ci permette di riportare il nostro organismo in equilibrio quando l'equilibrio viene perso. Immaginiamoci di dover affrontare uno scontro su un ring, di essere su un ring e di dover fare un incontro di boxe. Cos'è che si attiva nel nostro organismo? Si attiva il sistema ipotalamo-ipofisi sul rene, cioè attiviamo lo stress, attiviamo l'adrenalina. Quando noi diciamo questa cosa che sto facendo mi dà tanta adrenalina, cosa vuol dire? Vuol dire che mi focalizza, vuol dire che io in quel momento l'adrenalina mi dice: focalizzati su una cosa, preparati a combattere, non sentire la fame, non sentire la sete, non sentire il sonno, non sentire il dolore. Tu devi combattere, devi essere pronto per vincere la tua battaglia. Non possiamo vivere eternamente in queste condizioni. Abbiamo bisogno di ritrovare un equilibrio dopo questa battaglia. Chi ci fa ritrovare equilibrio? Chi ci riporta in equilibrio? Il sistema endocannabinoide, che ti dice: riposati, dormi, mangia, dimenticati delle cose brutte, ricordati solo di alcune cose, e quindi ti riporti in un equilibrio che non è l'equilibrio di prima della battaglia, è un equilibrio nuovo, ma è una situazione di equilibrio e quindi ci permette di recuperare. Questo è fondamentale. Se noi non avessimo un sistema endocannabinoide, molto probabilmente ci saremmo estinti molti, ma molti, molti milioni di anni fa, proprio non dico come specie, ma come unità cellulari. Il sistema endocannabinoide è quello che ci permette di vivere e di arrivare alla fine della giornata e di recuperare. Vi faccio un altro esempio. Dopo che è stato scoperto il sistema endocannabinoide, in questi ultimi 15 anni, 20 anni, prima non si conosceva, sono stati preparati in laboratorio dei topi che sono privi di sistema endocannabinoide. Questo serve per fare i cosiddetti knockout, per fare gli studi. Ecco, questi topi muoiono rapidamente perché non hanno la capacità di adattarsi a nulla, cioè gli manca il sistema che gli permette di adattarsi a qualsiasi tipo, a qualsiasi novità che arrivi. Questa è la grande forza del sistema endocannabinoide. Noi oggi abbiamo la possibilità, con la ricerca, con la tecnologia che abbiamo, di utilizzare la cannabis come pianta, quindi il fitocomplesso, tutta la pianta, e utilizzare tutto quello che c'è dentro, perché tutto assieme determina quello che chiamiamo effetto entourage. Cioè, se noi prendiamo solo il tetraidrocannabinolo, solo il cannabidiolo, non avrà mai l'effetto completo che ha la cannabis tutta insieme. Lo svantaggio qual è? Che noi riusciamo ad avere un prodotto ovviamente standardizzato al 100%, perché un fitocomplesso contiene più di 1000 componenti. Però noi siamo medici, dobbiamo saper fare i medici e dobbiamo saper seguire i pazienti. Il farmacista ci aiuta perché ci dà sempre un prodotto di grande qualità, è un prodotto certificato, e in questo modo
riusciamo a fare bene il nostro mestiere e aiutare i nostri pazienti, che ricordiamo sono persone fragili che hanno bisogno di aiuto. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo appuntamento e in particolare ringraziamo il dottor Marco Bertolotto. Sono io che come sempre ringrazio voi per questa ottima opportunità di approfondimento. Chi volesse ulteriormente trovare altre notizie può accedere al mio sito, come vedete qua sotto in sovrimpressione.